In questi mesi di coronavirus abbiamo parlato molto degli enti locali, di quanto possano fare, di quanto abbiano fatto per garantire almeno il presidio della politica sul territorio e soprattutto lavorare sul garantire i servizi anche in una fase di crisi. Oggi però i comuni sono in estrema difficoltà, lo vediamo insomma dagli appelli che vengono fatti dai sindaci e dall'ANCI che in qualche modo li racchiude tutti e si fa portavoce con il governo per misure che dovrebbero arrivare misure economiche, ovviamente di sostegno ai comuni per i servizi. Noi oggi abbiamo voluto andare a parlare con un altro sindaco, con il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, sindaco di Fratelli d'Italia e tra l'altro sindaco di una delle città più colpite dall'inizio dell'emergenza, almeno in regione Toscana, per quanto riguarda il Covid-19. Abbiamo parlato con lui di come sta Pistoia, come sta il settore dei vivai, come sta evidentemente un tessuto turistico che proprio in questi anni si stava sviluppando e anche qualche domanda di politica, partendo proprio da un bilancio intanto di questi ultimi 2 mesi da sindaco di Pistoia. Sono stati intensi e difficili, devo dire. Infatti all'inizio, proprio a marzo, evidentemente quei focolai che erano in città sono esplosi tutti contemporaneamente, tanto da riempire interamente l'ospedale. Poi fortunatamente la cosa è andata diminuendo, l'ospedale si è attrezzato e quindi oggi respiriamo e per il quarto giorno consecutivo non abbiamo morti, non abbiamo contagi nel comune di Pistoia. E diciamo i numeri fortunatamente sono meno incisivi che in altre province, in altri comuni. Però ecco, a marzo è stato veramente un momento difficile. C'è stato un momento in cui, particolare in cui si ricorda, come dire, in cui ha pensato magari che, insomma, era un lavoro difficile da portare avanti? No, sicuramente perché quando arrivavano appunto sono cominciati ad arrivare i primi morti, i primi decessi, ecco, se poi si guardava, si allargava lo sguardo, si guardava nelle altre città, soprattutto al nord, nessuno ci dava la sicurezza che qua i focolai che stavano scoppiando, si stavano allargando, il numero di contagiati che riuscivamo a trovare appunto perché non portassero poi a quei numeri. Quello è stato veramente un momento difficile per me come per gli altri sindaci. E l'altro tema era appunto il contatto diretto con l'ospedale che dava ben l'idea di come si stesse trasformando, di come alcuni reparti normali, nei giorni normali, di funzionamento normali, di corsa dovessero essere trasformati. La mancanza dei dispositivi di sicurezza per quelli che lavoravano all'ospedale, la mancanza di attrezzature. Poi pian piano, grazie a Dio, tutto si è colmato, anche grazie alle centinaia e migliaia di donazioni veramente in denaro, in attrezzature che l'ospedale ha avuto. E ci ha dato modo di avere, insomma, più ventilatori, più respiratori, più dispositivi di sicurezza. E allora lì, insomma, si è cominciato a gestire la cosa non più in emergenza, non più con la paura. Senta, oggi siamo in una fase diversa, no? Lei stesso ha scritto una lettera al presidente della Regione Rossi, insomma, per spingere sulla riapertura. Poi in queste ore, perché poi, come dire, appunto tutto è in divenire anche abbastanza rapidamente, pare che insomma dal 18 di maggio riapriranno un po' tutti. E quindi una sorta di accelerata. Pistoia è pronta da questo punto di vista? Sì, è pronta e tutte le attività, le associazioni di categoria ci stanno lavorando da tempo. È necessario riaprire, ho scritto in tempi non sospetti a Rossi perché ci credo. Bisogna trovare subito, anzi forse bisognava pensare da prima, un modo di convivere in sicurezza con il virus che non uccidesse il paese e l'economia di una città, perché questo è il rischio. E noi i sindaci lo vediamo da per primi e lo tocchiamo sulla pelle. Noi abbiamo più di 2.100 famiglie che hanno preso i buoni pasto. L'80% di queste sono sconosciute ai servizi sociali. Abbiamo aperto il bonus per l'affitto con i soldi regionali a cui abbiamo aggiunto le risorse dell'amministrazione nonostante siamo in difficoltà e già siamo a più di 300 domande in una settimana. Questi numeri fanno capire, dall'analisi, ripeto, superficiale ma già quasi chiara, che persone che prima lavoravano con tranquillità, con dignità, avevano lavoretti stagionali, ragazzi che lavoravano nella ristorazione, dai parrucchieri, ragazzi che lavoravano nei vivai, perché anche qui abbiamo noi una stagionalità legata al mondo vivai, che viveva con grandi sacrifici, ma con dignità, con il proprio, arrivava a fine mese, oggi non ci arriva più. E allora, da una parte questo, dall'altra,
non vedo nessun motivo di carattere sanitario, di emergenza, per non riaprire un parrucchiere piuttosto che un ristorante, piuttosto che un negozio d'abbigliamento, e abbiamo chiesto che si faccia presto e bene. Quindi noi siamo pronti, la città per l'economia, come per cui si regge, è pronta e dobbiamo accelerare. Altrimenti, delle due l'una, si dà soldi immediatamente, liquidità alle aziende e gli si chiede di stare chiusi. Siccome questo non lo si è fatto, evidentemente alcuni devono avere ancora cassa integrazione, devono avere 600 euro. Questo è un mantra che voi e noi sentiamo ormai ripetere da giorni. Bisogna farli ripartire, e un'altra volta gli imprenditori avranno su loro caricati i costi e tutte le responsabilità. Ma se la sentano, cioè, io credo che di più non possano dire, dicano: ce la sentiamo. Siamo disposti anche a rimettersi in gioco, a ricaricarsi nuovamente di costi e di responsabilità, però fateci aprire, io non so che cosa si debba far chiedere in più a questa gente. Senta, visto che ne parlava, no, un po' del tessuto sociale, volevo chiedere un po' più storia da questo punto di vista. I dati della Caritas a livello nazionale, a livello regionale, insomma, in parte anche quello che citava lei, sono abbastanza chiari. Le chiedo però come sta anche il tessuto imprenditoriale di una città che poi aveva da una parte la vocazione turistica, perché comunque ha un centro storico visitato, molto apprezzato, e quindi, come dire, quello è un grande punto interrogativo sul futuro. Dall'altra, proprio il settore dei vivai, insomma, fa di Pistoia fiore all'occhiello d'Italia. No, come stanno? Ma sul turismo siamo preoccupati perché la nostra città si affacciava da pochi anni all'idea di essere una città turistica. Parliamoci chiaro, prima era fuori da alcune mete, era tra le grandi città toscane forse un po' più nascosta e si affacciava. Questo affacciarsi vuol dire che l'economia si stava muovendo, si erano nati nuovi bed and breakfast, stavano ristrutturando alcuni alberghi, seppur piccoli, all'interno della città. Quindi la paura è che questi investimenti all'inizio e pensati, diciamo, per essere ammortizzati negli anni, risentano di questo blocco. Quindi speriamo di ripartire presto. La tassa di soggiorno da noi, che era stata introdotta dalla mia amministrazione, cubava poco, circa 200.000 euro ad oggi, però dava un trend sempre in crescita e noi l'abbiamo sempre utilizzata per scopi di promozione. Quindi noi con la tassa di soggiorno non ci paghiamo le spese correnti dell'amministrazione, quindi non ci ha, diciamo, danneggiato. Il vivaismo è un caso particolare perché loro effettivamente erano aperti, anzi, fin dall'inizio l'agricoltura è stato un settore tenuto aperto, ma non potevano esportare all'estero e non potevano mettere in cassa integrazione perché le piante muoiono. Vanno mantenute, sono rimaste nei vivai, vanno mantenute. E quindi è un problema che il governo deve affrontare a sé stante, come tutta la, e senza fare l'errore di buttarlo nel calderone dell'agricoltura. Questa è un'altra cosa. Il florovivaismo è un altro mondo, ha altre dinamiche, altri mercati, ha altre regole. Quindi noi abbiamo chiesto, tanto un'associazione di categoria, insieme a loro, un ristoro per il mancato e per i mancati introiti. Non so se il governo arriverà a tanto, ma dall'altro stiamo lavorando anche all'idea che magari la regione o altri soggetti possano mettere delle risorse a garanzia con gli istituti di credito del territorio per poi un'erogazione 7-8 volte superiore. Naturalmente si parla di prestiti, magari con tassi vicino allo zero, però è inutile, magari se si ha solo 1 milione di euro, vorrei spiegare, darlo a pioggia, dividerlo in 1.000 aziende, ma se questo viene messo da una parte può essere un fondo di garanzia, magari gli istituti di credito possono erogare X volte di più. Rimango sulla città perché lei, insomma, in parte giustamente citava anche quelli che sono poi i bilanci comunali, no? Diceva la tassa di soggiorno non incide sulla spesa corrente, però insomma tutti i comuni, soprattutto quelli, come dire, a vocazione turistica, ma insomma anche gli altri, si trovano anche a fare un po' i conti della serva, no? Su quanto tempo poi riescono in qualche modo a restare e a garantire i servizi in questa fase così difficile. Si cercano soluzioni a Firenze, ad esempio il sindaco Nardella ha detto spegneremo le luci della città. Anche voi pensate a una pistola al buio? Questa è una soluzione? No, io sono molto preoccupato. Ad oggi noi abbiamo circa 11 milioni in meno di entrate e, come avete visto, io non faccio polemica, mi sono accodato all'ANCI, la richiesta è un fondo di 5 miliardi per tutti i comuni. Si parla di concederne 3 e mezzo. Mancano 11 milioni al comune di Pistoia. Nonostante questo, per essere chiari, i comuni tutti, di destra, di sinistra, dei 5 Stelle, hanno
messo in campo ulteriori operazioni, tipo togliere il COSAP, ridurre con proprie risorse la TARES, di più non possano fare. Adesso siamo al limite e quindi deve intervenire il governo. Siamo stati responsabili, non abbiamo fatto proteste, abbiamo lavorato con ANCI, abbiamo messo risorse nostre. Io non ho paura dei lampioni, perché alla gente gli posso dire anche di andare a giro al buio o di stare a casa la sera, ma quando mancano i servizi sociali, quando mancano servizi per le scuole, quando mancano i servizi veri, importanti per gli ultimi, per le persone in difficoltà, è quello che sta mancando in questo momento. Cioè noi potremmo far saltare una serie di servizi e di aiuti legati al welfare, legati all'educazione. Questo è il tema. Poi ai cittadini si può dire, siamo venuti fuori da un periodo di difficoltà, qualcuno lo paragona a una guerra, io non oso farlo, ma bene, siamo tutti collettivamente disposti a grandi sacrifici, ma quando si tocca agli ultimi, si tocca al welfare, si tocca all'educazione, beh, io credo che poi decadano i pilastri per cui sta in piedi quel patto sociale per cui uno continua a pagare le tasse. Io pago le tasse, però avrò un servizio. Ecco, quindi al governo dico, attenzione, i comuni hanno fatto il loro, ora tocca a loro, anzi, se mi permetti, non voglio rubarti tempo, ma quando c'è stato il taglio del debito pubblico, che nonostante tutto è continuato a aumentare, gli unici che veramente hanno tagliato sono stati i comuni. Se si guarda, lo sforzo maggiore l'hanno sempre fatto i comuni, quindi ora è il tempo di restituire. L'ha chiamato in causa diverse volte, no? Il governo, insomma, sono tante le richieste. La fase sicuramente è stata di quelle complicate, emergenziali, insomma, che uno non si può aspettare, però, come dire, forse almeno parzialmente può essere anche tempo di bilancio. Come è stata gestita, secondo lei, la crisi in questi 2 mesi? Allora, io devo dire, non ho, in questo periodo non intendo fare oggi polemica, perché di gestire una fase così impensabile, emergenziale, mai vista, cioè si parla di un virus, un nemico che nemmeno non vediamo, alcune cose potevano essere fatte prima, potevano avere una risposta più tempestiva nell'intervento. Quindi dico sostanzialmente un giudizio che non voglio definire negativo, e lo dico da uomo di destra, da uomo di centrodestra, e ci sono stati ritardi. Ora però dico una cosa, do una mia opinione. Concentriamoci sul lavoro, concentriamoci sulle aziende, concentriamoci sull'economia. Nel prossimo decreto non disperdiamo a pioggia le risorse che non servono a niente. E allora, se io devo dire dove far pendere la bilancia nei prossimi mesi, nel prossimo decreto maggio, giugno, quando sarà, è per il lavoro, per le attività economiche, per le imprese, perché solo così si tengono in piedi, si tengono aperte, si genera lavoro, si genera ricchezza. Se si continua con i pezzettini, capisco che c'è una parte di difficoltà a pioggia, non se ne esce. Ecco, quindi se io dovessi far pendere la bilancia, e su questo darò un giudizio al governo, da ora in poi la farei pendere sulle attività economiche, perché in modo che si riprendano e generino ricchezza. Senta, alla crisi sanitaria, quella economica, quella sociale di cui abbiamo parlato, insomma, stanno emergendo anche i contorni in qualche modo di una crisi politica. Qualcuno chiede di tornare a votare così. Non le chiederò su questo, però sicuramente, come dire, è stato sospeso invece un voto importante per la regione Toscana, dove si doveva votare e appunto lo si è rimandato. Si parla forse di settembre, qualcuno addirittura chiedeva luglio, ma insomma sembra un po' più complicato. Secondo lei quando si voterà? Come andrà? Ma più che come andrà, le chiedo anche qui un giudizio su quella che è stata la regione Toscana, perché come dire, in questi mesi è emerso, forse ci sono un paio di domande in una, insomma, si prende il tempo che vuole, è emerso anche un po' dei limiti tra quello che è una sorta di federalismo regionale e delle autonomie tra regione e Stato, che qualche cortocircuito lo ha dimostrato. Allora, io spero che si voti in autunno e non a luglio, per dare modo di fare una vera campagna elettorale a entrambe le parti e dire ai cittadini quello che vogliamo fare. Io spero che le voci che girano rispetto alla cancellazione delle preferenze siano uno scherzo e non se ne parli nemmeno, e sarebbe veramente ancora più antidemocratico. Cioè, uno dovrebbe andare
a votare sostanzialmente magari a luglio senza conoscere i programmi, senza aver fatto nemmeno un comizio o un confronto e magari senza nemmeno esprimere la preferenza. Ecco, io avrei anche dei problemi a andarci a votare in queste condizioni, proprio personalmente come Alessandro Tomasi. Difficilmente mi recherei alle urne perché poi allora aboliamo le elezioni, decidete a tavolino, spartiamo a tavolino le poltrone e così la facciamo finita. Primo tema sulle elezioni, quindi ottobre, novembre, quando anche dal punto di vista sanitario lo si può fare, ma soprattutto quando si è dato tempo alle persone di dire cosa vogliono fare per la Toscana, insomma, ai cittadini uno si fa un'idea e viva Dio, oggi non è così tutto più scontato, ideologizzato, allora uno si confronta e fa. Per quanto riguarda la gestione della Regione Toscana, io ho avuto sempre un contatto diretto come sindaco con la Regione Toscana, con Enrico Rossi, con Ledo Gori, e ci sono state cose fatte bene e errori, come abbiamo commesso anche noi sindaci. Un errore, secondo me, è stata la distribuzione delle mascherine attraverso le farmacie e i supermercati, una cosa che avevamo inizialmente pensato anche noi, con più punti, ma avevamo fatto marcia indietro, no? Prendendosi le nostre responsabilità. Quindi questo è stato un errore. Un altro, secondo me, e qui non dipende dalla regione, ma in generale avere norme differenti fra regione e Stato. Per esempio, un tema affrontato ora decaduto è quello della distanza, 1 metro per il governo, 1,8 m per la regione, che ha messo in difficoltà e forse valeva in una fase emergenziale. Ripeto, io ho fatto un fioretto convinto di non portare critiche. Io ho lavorato testa bassa in trincea e ripeto, sono state fatte cose buone e cose negative, come anch'io ho fatto. Cioè, io ho cercato di gestire al meglio la situazione emergenziale, cercando di correggere laddove sbagliavo, cercando di avere un rapporto corretto, lo dimostrano le mie lettere e, nelle mie, e non ho anteposto, e questa è l'unica cosa che dico a Enrico Rossi, la mia appartenenza politica ai cittadini e all'emergenza. Quindi per me non ci sono fascioleghisti, comunisti, stalinisti, non c'è nessuno. C'è il mio presidente della regione, che può avere qualsiasi nome, il sindaco Alessandro Tomasi e i propri cittadini. Così ho agito e così agirò fino alla fine dell'emergenza, cercando di essere onesto e dicendo quando batto una trambata, si dice a Pistoia, sbagliando. Questo è l'atteggiamento che ho avuto e non lo devo alla regione, non lo devo a me stesso, lo devo ai cittadini. Scusami, ti dico un'altra cosa basta, non deve trionfare nuovamente in questo periodo la burocrazia e la mancanza e la voglia di prendersi le responsabilità, altrimenti siamo morti, questo paese è morto. E ti dico una cosa battuta, quando uscì la possibilità di fare il takeaway, è iniziata una discussione se con la pizza si poteva prendere la Fanta e la Coca-Cola. Chiaro, nelle province come si interpreta? E questo ha dato atto a nuovi atti amministrativi da parte del dirigente di Firenze, piuttosto che della mia, che ha scritto una lettera perché l'associazione di categoria. No, questo non è possibile. Questo è il male del nostro paese. Di cosa, e siamo stati a discutere anche, io ho preso parte come sindaci, questa è la cosa allucinante, quindi poche regole chiare e tanta responsabilità. Noi sindaci ce la prendiamo, gli altri spero che faranno come noi, ecco. Una domanda politica gliela devo fare perché il suo partito, Fratelli d'Italia, è il partito oggi molto molto vitale. Giorgia Meloni, una delle leader più apprezzate in Italia. Cosa sta pagando, secondo lei? Sta pagando la coerenza della propria storia e delle posizioni tenute anche in questa fase emergenziale. Poche polemiche, poche chiacchiere e tante cose concrete. Io ho chiesto a Giorgia Meloni, rappresentandogli quello che diceva il territorio in alcune videoconferenze e riunioni, che oggi le persone vogliono essere serie e a ogni problema essere accompagnato da una soluzione. Credo che Giorgia Meloni, l'ho vista anche l'altra sera da Fazio, io guardo poco questi programmi nazionali, non lo dico perché ho bambini piccoli e quindi la televisione è monopolizzata la sera, però ho visto che parlava di cose concrete, ha ascoltato l'associazione di categoria, ha fatto alcune proposte, ha ascoltato l'associazione industriale, ha fatto alcune proposte sul MES, non è una pura propaganda, pone delle questioni e dei dubbi che se fossero sciolti magari avremmo diciamo, posizioni differenti, ma pone questioni concrete. Quindi la concretezza e la coerenza
hanno, io credo, pagato. E poi il fatto che il nostro partito è un partito, diciamo, secondo me, ben strutturato sul territorio, in cui molti di noi, della nostra generazione di Giorgia Meloni, hanno fatto la gavetta. Io, quando iniziavo a dare volantini in centro storico, non avrei mai sognato, nella mia città di sinistra, non avrei mai sognato di fare il sindaco. L'impegno, la gavetta nei consigli comunali, nelle circoscrizioni, nei movimenti giovanili con Giorgia Meloni, sono tutte cose che secondo me pagano rispetto ad una improvvisazione a dei tuttologi. Ripeto, con tutti gli errori e tutti i nostri limiti che noi abbiamo, che cerchiamo di sopperire magari parlando con chi più ne sa di noi. Quindi coerenza e concretezza. Magari coerenza e concretezza potrebbero pagare anche per rivedere un po' le candidature per le regionali. Lei ci ha mai ripensato a questo o non sono più in discussione? Devo dire che ho perso il filo, nel senso, non lo so, dovrei sentire Giorgia Meloni, ci siamo sentiti per questioni, ripeto, molto concrete e anche tutte le proposte che l'ANCI ha fatto, noi abbiamo fatto alcune proposte come sindaci e consiglieri di Fratelli d'Italia da portare ad ANCI, da dare a Giorgia Meloni sul codice degli appalti, quindi a che punto è il tavolo nazionale sulle candidature regionali, non lo so, io credo che la Toscana spetti alla Lega, e questo quindi c'è la disponibilità di Susanna Ceccardi, quindi io sono rimasto a quello rimango. Ma devo dire, non mi appassiona, nel senso perché se noi non saremo in grado di dire cosa vorremmo fare da qui a ottobre, non dipende il candidato. Il candidato fa la sua parte, è importante, non voglio negarlo. Ma non li convinciamo i toscani. Per esempio, alcuni temi emergono ora con forza rispetto all'urbanistica, rispetto alla burocrazia. Cioè, noi abbiamo una legge regionale che è stata modificata 19 volte in 5 anni. E ora ci sono state modifiche in cui gli ordini professionali contestano. Il sistema dei rifiuti è evidentemente saltato, lo vediamo ora. Cioè, abbiamo problemi a dire che chi è stato chiuso non paga la tariffa. Perché abbiamo una costruzione della tariffa, una costruzione del sistema e una gara regionale sull'affinamento dello smaltimento dei rifiuti completamente saltata, che ogni anno chiedono un riequilibrio di 10-11 milioni a Atoma. Di cosa stiamo ragionando? E allora bisogna certificare questo fallimento e dire noi cosa vorremmo fare da qui in avanti. La gara sul trasporto pubblico locale, purtroppo anche quella vorrei capire come va avanti. Io ovviamente sarei, se possibile, da un punto di vista amministrativo, ma temo che ormai non lo sia più, viste le sentenze, voglio essere onesto, visto le sentenze, visto l'iter che ormai l'amministrazione regionale ha di fatto terminato con un affidamento. Però pongo due temi che ho posto anche e vorrei porre all'assessore regionale. Uno, l'aderenza con il territorio, cioè noi sul territorio abbiamo comunque una presenza forte dell'azienda con cui l'istituzione interloquisce, ci sono gli uffici. Rimarrà o verrà tutto accentrato a Firenze o in un altro luogo della regione? Secondo, c'è un mondo di piccole imprese del trasporto locale che lavora in ATI con le nostre aziende. Io ho un territorio vastissimo che copre la montagna, ci sono 30 aziende piccole che coprono questo servizio per Copit. Questi verranno spazzati via? Ci sarà un accordo con il nuovo gestore? Si copriranno le fasce deboli del territorio della signora che abita a Orsigna piuttosto che a Pracchia, piuttosto che in una località? Oppure succederà qualcosa per cui le linee deboli sono meno redditizie dell'urbano subiranno dei contraccolpi? E così potrei andare. I lavoratori per 2 anni è tutto bloccato, dopo potranno essere trasferiti liberamente su tutto il territorio regionale o i lavoratori che comunque hanno, lo dico, costruito la propria vita del Copit, naturalmente qui a Pistoia, nella propria provincia. Ecco, sono temi che io mi pongo e su cui vorrei, perlomeno dopo che la gara è persa, però che qualcuno mi rispondesse. Senta, le faccio un'ultima domanda, siamo in chiusura, proprio perché lei parlava giustamente, no, di, come dire, anche in senso elettorale, di guardare ai contenuti, no? Lei ha mai pensato, insomma, magari in questi giorni si può anche fare un minimo di esercizio, di preveggenza, immaginare come sarà Pistoia tra qualche mese, perché molti dicono che questa crisi cambierà radicalmente il nostro modo di vivere e immagino anche il nostro modo di amministrare. Ci sono dei settori su cui Pistoia dovrà puntare? Quali sono, secondo lei, le leve principali per ripartire? Come immagina la città di domani? Ma intanto stiamo ragionando a tutto campo sui vari settori dell'amministrazione pubblica. Io credo che il turismo sarà e dovrà essere e continuerà a essere un punto
importante, peraltro la nostra città è a misura anti-Covid sul turismo, è piccola, non è affollata, ha un bel centro storico e stiamo investendo su due temi, i cammini, il cammino di San Jacopo, siamo l'unica tappa italiana ufficiale del cammino di San Jacopo di Compostela con il famoso cippo e su progetti come la Porrettana Express, quindi una ferrovia storica a misura di famiglia nel cuore della montagna. Quindi il nostro turismo è assolutamente adatto anche a quei mesi che ci attendono di misure restrittive del coronavirus, anzi spero non ne subisca, quindi si può venire a Pistoia, non c'è il rischio di affollamenti, si vedono belle cose. Si fanno cammini e crocevia di cinque cammini, c'è tutta una montagna da scoprire con treni storici e famiglie. Primo tema. Secondo tema è naturalmente garantire lo sviluppo e l'incremento della manifattura. Ecco, noi dovremo nel nuovo regolamento urbanistico e avere la capacità di attrarre nuova manifattura, quindi piccoli spazi da urbanizzare o da recuperare in zone industriali dismesse, ma che danno reddito più elevato e maggiore occupazione. Quindi noi siamo concentrati nel dire alle aziende e ce n'è la possibilità di venire a Pistoia, dove ora diciamo anche i costi immobiliari di investimento sono sicuramente minori, recuperare aree industriali. Siamo sostanzialmente tra cerniera tra Firenze e il mare, ci passa l'autostrada davanti, quindi anche logisticamente, da un punto di vista di costi, oggi credo sia una delle zone dove si può dire che si può investire bene e incrementare la manifattura. Vedo e vedevo prima della crisi, spero di rivederla dopo, una certa vitalità della nostra imprenditoria manifatturiera. E poi ovviamente il tema dell'ambiente, il tema dei vivai. Tutti parlavano e credo che parleranno oggi sempre più di città green, di giungle urbane. A me non piace il concetto un po' architettonico, filosofico. Noi siamo già una giungla urbana, noi siamo 235 km quadrati, di cui forse il 15% nemmeno è urbanizzato. Urbanizzato vuol dire il centro storico, un po' di periferia e poi grandi boschi e terreni ettari di vivai. Quindi noi vorremmo che il vivaio e il vivaismo e questa attività diventi, diciamo, il centro di tutte queste politiche urbanistiche dove tutti dicono di voler piantare un albero. Venite a comprarlo a Pistoia. In bocca al lupo allora, Cina. Crepi, grazie, grazie a voi anche per questi mesi di informazione che avete dato. Siete stati tra gli attori in prima linea, perché io vedevo da me transitare la Polizia Municipale, gli assistenti sociali e i giornalisti di televisione e carta stampata, che comunque hanno continuato a lavorare e venire da me con tutti con le mascherine per informare la gente, ce n'è stato veramente bisogno. Quindi bisogna rendere o pane al pane e vino al vino. Ecco, siamo stati tutti in prima linea. Grazie. Grazie, Sindaco. Grazie ad Alessandro Tomasi, a tutti per averci seguito e alla prossima.